scuola è molto bella e anche la circolazione sembra funzionare. Il primo giorno pensavamo peggio, sinceramente, venuti un po' prima, però ci sembra tutto, per il momento, tutto positivo, sì. No, ho parcheggiato lontano e poi siamo venuti a piedi. Speriamo che non ci siano problemi con la pioggia quando il tempo è meno favorevole. Per ora bene, la ringrazio. Per ora bene, tutto a posto. Speriamo che continui così. Bisogna ringraziare l'amministrazione comunale, perché hanno organizzato abbastanza bene, mi sembra. Abbastanza va bene, un po' atteso, vediamo. Sto bello, sì. È arrivato in auto, a piedi, in giorni? Sì, con la macchina abbiamo lasciato lì, però la strada non sappiamo, era prima, siamo arrivati. Bene, benissimo, sono bellissime le scuole, complimenti. Problemi di traffico? No, assolutamente, assolutamente nessun problema, è andato tutto liscio, tutto bene, grazie. Posso dire che i bambini sembrano felici, sono andati a scuola con il sorriso e poi vedremo all'uscita. Per la viabilità, problemi? No, c'è stato parecchio traffico, onestamente, però alla fine siamo arrivati puntuali. È questa impresa sociale a cui il comune ha chiesto di fare questo servizio di accoglienza, insomma, di stradare i ragazzini, soprattutto nel servizio urbano, navette, quali prendere all'ingresso e all'uscita. E com'è andata? Abbastanza bene, anche se in realtà la maggior parte delle famiglie hanno chiesto qual è la differenza delle scuole, cioè dove entrare, chi la Dante, chi la Mestica. Poche persone hanno chiesto il servizio urbano, però la prima giornata, aspettiamo i prossimi giorni. È andata benissimo, solo che devo andare al lavoro e non posso fermarmi. È andata bene, siamo contenti. Non c'è parcheggio perché qua non è possibile parcheggiare, e l'ho dovuta mettere fuori. Adesso certo i primi tempi saranno un po' più di confusione, poi piano piano si risolverà, speriamo, la cosa, la viabilità. Adesso la struttura sembra bella, fatta bene. Vediamo qua quando aprirà se sarà possibile anche entrare per lasciare i figli, perché la strada è tanta da fare e la mattina è freddo, quindi col peso dello zaino è un po' difficoltoso. Qual è il problema arrivare? Quando ricominceremo a settembre vedremo se utilizzare i mezzi, perché è difficile arrivare con la macchina. È andata bene, traffico tranquillo. E non siamo passati per via Roma, abbiamo fatto altre vie, Santa Croce, poi via Silone, a posto. Pensavo peggio, ho trovato meno confusione di quello che pensavo, anche perché qui vedo che gli spazi sono molto ampi e quindi come primo giorno mi pare molto bene. Bilancio molto positivo. Sicuramente ci sono state delle criticità e rallentamenti, ma dovuti chiaramente alla quantità di traffico, e questo è stato però gestito bene da tutti quanti i componenti dell'ufficio, che chiaramente stavano tutti gli incroci, ma anche dalla cittadinanza, che si è adeguata alle prescrizioni che avevamo dato. Non ci sono state particolari criticità, non ci sono stati ritardi di arrivo dei bus, che quello con cui si era l'obiettivo principale, e quello che temevamo, il riflesso del blocco del passaggio a livello e il blocco della rotatoria, non ci sono stati, che sono gli elementi fondamentali che mi fanno quindi essere positivo nella valutazione. Come procederete nei prossimi giorni? Sarà una terapia d'urto poi che mano a mano scemerà? Ma sì, noi questa settimana garantiremo tutti gli incroci come abbiamo fatto questa mattina. Potete vedere, ci stiamo adesso posizionando per una foto di gruppo, siamo più di 30 operatori che abbiamo coperto tutti gli incroci, dai principali ai secondari, senza tralasciare le altre scuole della città. Quindi continueremo nel corso di questi giorni fino a quando non verrà assimilata, metabolizzata tutta la circolazione da parte degli utenti che di tutta la città maceratese. Avete fatto molte stamattina? Sì, due, però una mancanza di rispetto del nostro lavoro, principalmente persone che non si sono rese conto nel caso specifico che mettere il veicolo anche in una sosta o in fermata per qualche secondo poteva comportare dei blocchi del traffico.